Figo, figo, finalmente nel 2018, dai, ci mancherebbe pure. Però ho alcuni dubbi. Come abbiamo visto in questi frame, sembra che la cattura dei Pokémon sia come Pokémon Go. E allora il dubbio è, sta cosa un pochettino non mi gusta, perché semplicemente se doveva essere un reboot o un remake di Pokémon Giallo, magari fate le cose bene, magari aggiungete tutte quelle novità che avete messo, tipo il fatto di giocare in due, il fatto di lanciare la Pokéball, il fatto di portarsi Pokémon dentro quella Pokéball artificiale, eccetera, eccetera. Però, cazzo, non levatemi le lotte con i Pokémon selvatici, che è una delle cose più fighe. Perché, dai, perché dai primi giochi di Pokémon indebolisci Pokémon e poi lo catturi? Buttare la spera così e catturarlo non mi sembra il caso. E poi, come si vede alla fine del video, è maestoso Mewtwo che fa, lo catturi con, buttandogli una spera. Che poi parliamo delle varie animazioni dei Pokémon. Madonna, assurdo, cioè, soprattutto quell'animazione dove c'è Nidoqueen e Nidoking che ti vengono dietro, c'è una cosa epica, epica. Per non parlare di Gengar, oh, è uno dei miei Pokémon preferiti. Ma voglio sapere la vostra, cosa ne pensate del metodo di cattura, della grafica, dello stile di gioco e dell'interazione che c'è fra Pokémon Go e questi nuovi giochi? Io presumo che questo sia uno spin-off e nuovi giochi di ottava generazione usciranno sicuramente nel 2019. Di sicuro a novembre forse farò qualche acquisto. Attendiamo nuove informazioni. Pika pika!